Ok, benvenuti. Oggi mi è arrivato il mio nuovo giocattolino. Già dalla scatola si vede che è abbastanza grande. È uscito 2 giorni fa ed è appena arrivato. iPad Pro. Apriamo la scatola, classico imballaggio Apple, minimale, tutte le sue parti. Ed ecco la scatola, classica, pure questa, decisamente enorme. Cavolo, sembra quasi di tenere in mano il primo scatolo del MacBook Air 11 pollici. Ora apriamo. E vediamo il contenuto. Sembra facile. Ed eccolo qua. Abbiamo l'Air, cioè l'iPad, caspita. Un cavo molto lungo, mi sembra più lungo dei soliti cavi Lightning che includono. Vediamo. Molta plastica con cui è legato. Sì, almeno 2 metri. Quindi abbiamo il solito pacchetto con gli adesivi. Questa essendo una versione cellular alla graffetta. Le istruzioni di rapido utilizzo. Nelle varie lingue, 2 mele. Infine, già montato l'alimentatore. Noto solo adesso che la plastica con cui è ricoperto, a differenza di tutti i miei precedenti gadget Apple, è opaca. E con questo sono tutti gli accessori presenti nella scatola originale. E ora passiamo al pezzo forte. L'iPad Pro, versione grigio siderale. Si sente la differenza di peso rispetto a un iPad Air. Finiture pressoché identiche. I famosi pallini del connettore. La prima impressione è che è enorme. Messo accanto a un Air. E beh, ce ne sta di spazio. Ma facciamo la prima accensione. Vediamo un poco. Di sicuro dovremmo configurarlo, però vediamo quanto ci sta a partire. Ok, si è avviato. Naturalmente la mia prima connessione non la effettuerò mettendo i miei dati, ma
semplicemente per vedere se c'è un aggiornamento firmware per evitare problemi di disallineamento. La prima cosa che noto è che la tastiera è differente. Guardate voi stessi. Ci sono molti più tasti e soprattutto informazioni sulla tastiera. È decisamente grande, con tutto che la mia mano è enorme. Cioè per forza dobbiamo inserire il letto di lì. Mi sa di sì. Anche se è enorme, in verticale si riesce a utilizzare la tastiera senza problemi. D'altronde la larghezza dovrebbe essere più o meno quanto quella di un iPad Air. Ci siamo collegati, accettiamo i termini. Ci sta stando un po', nonostante sia collegato a una fibra della Telecom. Ed eccoci qua. È enorme. Prima cosa vediamo le informazioni. 113 giga disponibili, anzi capienza, 110 disponibili, perciò abbiamo ben 18 giga che se ne sono andati. La versione del sistema operativo è la 9.1, perciò già è aggiornato. Giusto per sicurezza facciamo l'aggiorna e lo conferma pure lui che è aggiornato. Ora penso una curiosità che hanno in molti. Quante icone si possono mettere nella barra e quante icone entrano nella schermata? Perciò nella barra di sotto entrano massimo 6 icone. In una singola schermata. In una singola schermata, ahimè, temo che ci sia tantissimo spazio sprecato. Sempre se non c'è qualche impostazione che non si vede al volo. Perché in una singola schermata, come si può vedere, massimo si possono avere 5x4 icone. Decisamente poche, specialmente lo spazio. Vediamo se c'è qualche impostazione. Vista schermo standard con zoom. No. È molto reattivo al tatto. Però. Non vedo niente che riguardi l'impostazione della home per la dimensione, per la quantità delle icone più che della dimensione.
Agitare per annullare tutto questo dei pad lo vedo un po' difficile. Comunque, se esiste la voce, eventualmente ne parleremo in seguito. Con questo finisce questo unboxing e primo avvio. Arrivederci, alla prossima.